Sei pronto a cavalcare la prossima esplosione dei prezzi sulle criptovalute? Ma quando lo farai, con che tecnica gestirai il rischio? Come gestirai l'operazione? Beh, in questo video ti mostro dalla A alla Z come abbiamo fatto a cavalcare la precedente esplosione dei prezzi sulle criptovalute. Buona visione! Andiamo a lavorare adesso nel mondo delle criptovalute. E vi facciamo vedere quella che è stata un'operazione veramente molto interessante. Che differenza c'è tra tradare le criptovalute come sottostante direttamente o cercare dei sottostanti differenti con lo stesso progetto? Indubbiamente i Bitcoin o le criptovalute hanno avuto un momento di grande interesse. Ci sono moltissimi operatori istituzionali che cominciano a vedere questo asset con occhi diversi. La differenza tra tradare direttamente Bitcoin e tradare asset azionari che sono molto correlati con questo mondo è nella possibilità di poter innanzitutto tarare il titolo che scegli sulla base del proprio capitale. E quindi in qualche modo poterlo gestire anche con capitali modesti senza rinunciare alla, come dire, forte capacità esplosiva che hanno questi asset. Quando si ha intenzione di speculare su un asset molto, ma molto, ma molto volatile, come sono le criptovalute, indubbiamente bisogna avere un money management che preveda in qualche modo quanto decidi di allocare su questo asset. Il fatto di poterlo fare con titoli che in qualche modo hanno le stesse capacità esplosive, le stesse potenzialità, ma poterlo in qualche modo portare, no, nel mondo anche di capitali meno impattanti, meno potenti, ma nel mondo delle opzioni, beh, questo ci dà la possibilità di poter cogliere esattamente gli stessi spunti, anche secondo me con maggiore forza. E qui magari Max possiamo far E vedere un po'. qui c'è una cosa molto bella che hai detto e che a me piacerebbe sottolineare. Tu hai parlato di volatilità. La volatilità è ciò che in realtà ci spinge, no, a fare delle operazioni speculative. Cioè, a chi è che non gli viene voglia di tirare fuori dei mega profitti? Cioè, è proprio nella nostra natura. Il problema è che la volatilità non è che sia buona o cattiva, la volatilità è la possibilità che un titolo vada su o giù. Cioè, una volatilità del 100% significa che questo titolo può fare delle esplosioni incredibili verso l'alto, ma delle esplosioni incredibili verso il basso. Il problema sta nella forza di capire come gestire quando va in basso. Perché noi conosciamo un sacco di gente che si appassiona di Bitcoin, cioè, c'è perfino persone, per fortuna, che non conosciamo, ma insomma, che fanno dei finanziamenti per comprarsi, cioè, guarda, investo, faccio un mutuo di 10.000 euro, mi compro Bitcoin, poi dopo faccio un sacco di soldi. Sicuramente se va bene, figata, ma se poi becchi un momento di ritracciamento a cui questi asset ci hanno abituato, è poi da capire se questo individuo è capace di tenere botta, cioè se tu ti perdi un 50%, tieni botta. Come ti difendi? Che fai? Esci con uno stop loss, bruci una parte del tuo capitale, aspetti, vivi la notte stressato guardando i grafici? Qua vi voglio far vedere velocemente questo passaggio, poi passiamo all'analisi del titolo che abbiamo fatto. Allora, questo è un grafico richiesto a Google, quindi non sono andato ad aprire nessun exchange particolare. Ho chiesto a Google, fammi vedere Bitcoin USD. E Google mi fa vedere l'andamento, che come si vede è molto volatile. Questo è l'andamento del Bitcoin nell'ultimo anno, dove si vede che sostanzialmente la performance che parte da 18 e arriva a, in questo momento siamo intorno ai 58, 58. è una performance di quanto, Mario? Ah, insomma, c'è 200. scritto del 210,71% dell'ultimo anno. È tanto, sebbene siamo passati per dei movimenti anche di ritracciamento Cioè, un importanti. capitale di 10.000 diventava 21.000, così, tanto Io vedo per. costantemente, no, pubblicità del tipo: oh, se avessi investito un anno fa in Bitcoin, adesso avresti 200 di più. Ok, poi la domanda è: ma tu che avresti fatto quando eri qui? L'avresti tenuto? E quando Assolutamente. eri qui l'avresti tenuto? L'avresti retta? No, non lo so. Comunque, in un anno Bitcoin fa 220%. Adesso vi facciamo vedere. Questo è un programmino fantastico per fare analisi. Ma qui noi abbiamo costruito un portafoglio dove abbiamo qui individuato 9 titoli azionari, quindi sono aziende che hanno a che fare con i Bitcoin. Per cui qui sostanzialmente noi abbiamo o exchange o aziende che lavorano
con le criptovalute. Quindi potrebbero essere delle aziende che fanno mining, potrebbero essere delle aziende che si occupano di blockchain, cioè sono fortemente correlate al Bitcoin. Ma io vi invito, perché così rimanga nella vostra mente, a leggere le performance di un anno di queste aziende. Cioè siamo partiti dal fatto che il Bitcoin fa il 210%. Ma quanto fanno le aziende che hanno come sottostante il Bitcoin? Beh, per esempio Marathon fa il 1500%, HUT fa il 1260%, DigiHost fa il 1066%, DMG Blockchain fa il 667%, 563%, 500 Riot, che è il titolo che abbiamo utilizzato noi, che ora vi mostriamo, fino ad arrivare a dei più modesti 77%, Però poi 62%, 21%. Max, guarda, è interessante perché mi piace molto, no? Qui fai vedere esattamente qual è la differenza, no? E quindi sostanzialmente si può fare già un ragionamento della serie, mi scelgo un titolo correlato con il Bitcoin, ma magari meno volatile, perché già faccio una scelta che va in qualche modo nella direzione che mi aiuta a gestire meglio il mio portafoglio. Io potrei scegliere un titolo un pochino più tranquillo, oppure posso andare su un titolo ovviamente che ha in pancia una maggiore volatilità. Quindi già questo è già un elemento, come dire, di discernimento. E tu hai già risposto in parte ad una delle domande che arrivano in chat, cioè perché avete messo questi titoli, avete messo dei grossi exchange, eccetera. Questo è un portafoglio che stiamo guardando noi, cioè qui noi abbiamo scelto personalmente delle aziende in base a dei ragionamenti. E tra l'altro, questi ragionamenti hanno a che fare con lo studio della società, per cui sì, cerco correlazione con il sottostante criptovalute, ma voglio anche un certo tipo di condizioni della società che vado a utilizzare. Adesso, fatta questa premessa, è detto che ci saranno anche degli altri asset su cui poter lavorare, perché si può lavorare sui future, perché ci sono dei future che hanno a che fare con il Bitcoin, in particolare con il Bitcoin, dei micro future, quindi molto ridotti in termini di moltiplicatore, quindi di rischio, e addirittura sono usciti e stanno uscendo degli ETF, che per il momento diciamo, per i trader retail, quindi della nostra dimensione, non sono ancora utilizzabili, ma che noi ci auguriamo presto lo saranno. Per cui, allo stato attuale, noi ci concentriamo sulle azioni, quindi uno strumento super, come posso dire, regolamentato, sul quale possiamo applicare strategie in opzione. E quindi vediamo in particolare come è funzionata questa operazione. Siamo entrati su questo titolo quando il titolo, in questa data siamo entrati. Considerate che le date che vedete hanno a che fare con le date delle scadenze e con le date delle opzioni. Quindi legati al mondo delle scadenze, noi entriamo che giorno era questo? Siamo entrati 16 dicembre. 16 di dicembre. E il 16 di dicembre il prezzo di Riot era 10,76 per azione. Anche qui, se noi avessimo deciso di comprare 100 azioni, avremmo speso 1.076 dollari, cioè investi 1.076 dollari e fai questo acquisto di azioni. Però, ancora una volta, come ci avete visto fare prima su Plug, decidiamo di entrare con delle opzioni. Anzi, non perdere il confronto dei payoff tra azioni e call comprate, ti lascio il link qui sopra. Questa volta il ragionamento di fondo è: ma io quanto voglio allocare del mio portafoglio? Questo vedete come già trasforma la visione in personale, cioè qual è il rischio massimo che io voglio sostenere? Cioè se fallissero queste opzioni, no? Se fallisse sto titolo, se tutto andasse male, se fosse quanto ci metto sul piatto? E noi decidiamo di metterci 2.000 euro, che è diverso da fare un mutuo di 10.000 euro e metterli sulla criptovaluta direttamente, no? Perché se perdi il 50% ne perdo 5.000. Detto questo, quanto costavano in quel momento le call su quella scadenza, su quello strike, eccetera, costano 283 dollari ciascuno. Noi decidiamo di investire 2.000 dollari, quindi il nostro rischio è 2.000 dollari. E quindi, come un bambino di quarta elementare, facciamo 2.000 diviso 283 e ci compriamo 7 di questi strumenti, 7 call. Rischiamo 2.000 dollari, che vuol dire che è come se avessimo voluto comprare 200 azioni. Cioè, se io avessi comprato 200 azioni, mi rischio 2.000 euro di dollari, uguale. Detto questo, tu accendi il termometro, il cronometro e aspetti la scadenza. E a scadenza il titolo ha un balzo interessantissimo da 10 a 25,50.
Grande, grande, no, grande, no, gain, figata, sì, incredibile. Cioè, ha raddoppiato. fatto una performance, ha raddoppiato. Sì, raddoppiato. E anche qui, se avessimo comprato delle azioni, avremmo guadagnato 1.400 dollari. 100 azioni guadagnano 1.400 dollari, che è bellissimo, cioè in un mese mi porta a casa, poco più di un mese, mi porta a casa 1.400 dollari, fantastico. Però ogni singola call, con quel movimento sottostante, guadagna 1.200 e rotti dollari, che quindi moltiplicato per 7 fa 8.863. Cioè, voi immaginatevi, no? È bello, cioè tu dici io ho puntato su un titolo, avevo una visione esplosiva, rischio una certa somma, qualunque cosa succeda, quello è il mio rischio, e il progetto mi dà ragione, il titolo esplode e dal momento che io ho utilizzato, grazie alla leva, lo vedremo tra un istante, delle call, un certo numero di call, mi sono portato a casa 8.000 dollari. Beh, noi reiteriamo, cioè uscita a scadenza la prima operazione, il venerdì, noi il lunedì successivo rientriamo. Quindi il lunedì successivo 19 l'operazione. gennaio. Bisogna a gennaio, perché è chiaro, tu parti lunedì, le opzioni scadono, quelle sulle azioni americane scadono sempre il venerdì, e quindi rientriamo. Rientriamo quando? Quando il titolo, in quel preciso momento, quando rientriamo, valeva 25,36. 24. 25,36 il valore per azione. Ancora una volta, se avessimo comprato 100 azioni, noi quanto stiamo investendo? 2.500 dollari, 2.536. Ma noi diciamo, io voglio rischiare 2.000. Quanto costa una call? Già vedete che il costo di una call cresce, cioè non è più 283 di prima, ma diventa 569. E noi, da bravi studenti della quarta elementare, dividiamo 2.000 per 569 e ne compriamo 4, che è un po' di più di 2.000, ma ci concederete, no, il numero tondo, compriamo 4 e rischiamo al massimo 2.276 dollari. Scadenza il mese dopo. Quindi qui è il momento in cui noi abbiamo. C'è stato un momento di ritracciamento, vedete? Cioè qui, se io avessi investito comunque delle azioni, io che ne so che qui non viene giù l'impossibile. E quindi magari comincio a farmi le ansie, no? Dico cazzarola, cazzarola, Ma qua cazzarola. possiamo dirlo, Max, se avesse continuato a scendere, noi avremmo perso comunque il rischio stabilito nella pianificazione dell'operazione. Cioè, qualora se il titolo fosse andato a zero, e questi sono titoli molto volatili, quindi possono avere dei drawdown fantastici, anzi, voglio dire, noi avremmo comunque gestito l'operazione sapendo che la nostra massima perdita era quello che avevamo preventivato comprando 4 call, cioè 2.276 euro. Però la fortuna, perché c'è sempre anche un po' di fortuna, no? Se tu vedi, la vedi l'operazione, la immagini, c'hai un tuo disegno, c'hai uno studio dietro, però, cioè voglio dire, e poi speriamo che succeda, no? In qualche modo. E il 19 febbraio il titolo era schizzato, letteralmente, legato al movimento che in quel momento stava avendo il Bitcoin in particolare su cui questa azienda lavora. E schizza 73. Per cui se avessimo comprato 100 azioni ci saremmo portati a casa la non indifferente somma di 4.700 dollari. Ma ogni call ha guadagnato 4.200, che moltiplicato per 4 fa 16.000 dollari, 16.900. Quindi noi stiamo già in poco più di 2 mesi, ci stiamo portando a casa 16 più 8, 16.000 più 8.000. E chiaramente tu qui, quando sei qui, non è che lo sai che dopo scende. Cioè tu ti fai il terzo giro di giostra e poiché il titolo è salito molto, noi quando investiamo nella terza operazione, le call hanno un costo di 1.600 dollari ciascuna. Poiché abbiamo portato già a casa un discreto profitto, alziamo un pochino il rischio e, diciamo, e ci compriamo due call. Cioè quanto costano due call? 3.200 dollari. Quindi qual è il massimo rischio se il titolo fa un disastro? 3.200 dollari. Però noi speravamo che continuasse a salire, cioè siamo già portati a casa un sacco di soldi, fantastico, eccetera. In realtà, come vedete poi dall'andamento, il Bitcoin scende, ha un ritracciamento importante e l'azienda segue perfettamente il Bitcoin. E quindi quando scade l'opzione, il titolo è più in basso e quindi l'opzione perde, come avrebbe perso il titolo. In questo caso specifico, quanto abbiamo rischiato? 3.296. Quanto abbiamo perso? 3.296. Quindi questa, tra l'altro ci siamo fermati, questo non abbiamo proseguito,
perché qua si vede anche qualche resto dell'analisi che facevamo al tempo, cioè qui c'è un forte deterioramento da un punto di vista dell'analisi tecnica del titolo, e quindi noi cambiamo strumento, facciamo un'altra cosa. Qui siamo usciti, ma siamo usciti con un bilancio di 8,8 più 16,9 meno l'ultima operazione che è andata in perdita di 3.200, 22.400. Cioè, io credo che sia, Maglio, un sistema. Voglio dire, io credo che insomma i numeri, come voglio dire, ci raccontano un sacco di cose. Quindi risottolineo due aspetti. Capisco che per il neofita può essere un mondo un po' complicato, no? Perché parliamo di call, parliamo di put, parliamo di effetto leva, perché da qui si evince quanto sia, come dire, forte la leva delle opzioni rispetto alla soluzione alternativa qualora avessimo deciso di comprare le azioni. Quindi effetto leva più gestione del rischio. Questi due aspetti già sono, come dire, credo, delle questioni che possono anche essere percepite da chi non ha ancora, no, una dimensione, come dire, a 360 gradi sulle opzioni, però capisce che ci sono degli strumenti che ci mettono nella condizione di poter lavorare in maniera un pochino più dinamica, in maniera un pochino più, cioè possiamo curvare su aspetti che il solo comprare il titolo ovviamente non ci consente. E quindi nel proseguo di questa puntata vogliamo in qualche modo mostrarvi quelle che possono essere queste potenzialità.